Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, per voi è un click gratuito, per me è un diciamo un latte più che mi viene dato per produrre questi nuovi video. Ovviamente questi saranno gli ultimi video di Monster Hunter World, perché il Fatalis è l'endgame di questo titolo, e di conseguenza questi saranno gli ultimi video in cui questo e probabilmente un altro porterò su Monster Hunter World Iceborne. Ovviamente se ne vorrete degli altri mi basterà chiedere, vi basterà chiedere qua sotto nei commenti e cercherò di portare tutti quelli che voi andrete a richiedere. Nel frattempo oggi parliamo del Fatalis, ovviamente questo video è stato registrato grazie a Noever, un ragazzo molto molto bravo che io reputo un ottimo giocatore e che mi ha aiutato nella scrittura, anzi in realtà l'ha scritto lui, tutto quello che c'è da fare e soprattutto da sapere per abbattere il Fatalis nella maniera più semplice possibile. Ovviamente i pro player e soprattutto quelli che fanno le speedrun questa cosa non la devono neanche guardare, per il semplice fatto che loro hanno i loro metodi per farla, ma per tutti i giocatori mid-level come me, io vi consiglio comunque di darci un occhio e prendere spunto da quello che vi dirò adesso per andare a battere il Fatalis. Io personalmente l'ho fatto più volte, nel prossimo video vi porterò le build, ma oggi parliamo del Fatalis e di come abbatterlo. Allora, il Fatalis è un mostro di merda. Chi l'ha fatto deve morire malissimo. Ma non tanto perché l'ha fatto, ma per i bug e soprattutto le hitbox che ha quel mostro, che sono praticamente le hitbox della Kul'Vatarot in Grandmaster, cioè tutte completamente sballate, con l'LSD dato al mostro e soprattutto la potenza della Latreon, quindi shot del mostro con hitbox buggate e soprattutto LSD a palla. Quindi iniziamo col dire che quando andate a fare il Fatalis mettetevi il cuore in pace, che plausibilmente se non siete dei pro player morirete molte volte come faccio io, e prima o poi vi uscirà. Io l'ho fatto la prima volta da solo con un Insect Glaive mettendoci 25 minuti e oltre, quindi ero quasi arrivato allo scadere del tempo, ma sono riuscito a batterla. La situazione migliore in questo momento che sto guardando online è abbatterlo in due persone, quindi quando il Fatalis ha circa 115.000 di vita, scusatemi, e perché in 4 va a 171.000 di vita, ha mosse molto molto più devastanti e catastrofiche perché deve combattere contro 4 persone, quindi gira abbastanza spesso, e soprattutto le morti non sono più poi così tante in 4 come invece in 2 sono veramente veramente tante. Detto questo, iniziamo subito con i ringraziamenti che ho già fatto a Noever. Iniziamo subito con i presupposti, quindi andiamo a vedere i presupposti per andare ad abbattere il Fatalis. Allora, i presupposti ve li scrivo qua a schermo, che sono dei presupposti che mi ha scritto ovviamente Noever qua sulle nostre chat. Allora, sicuramente bisogna avere almeno, se andate ovviamente in 4, almeno un giocatore, o anche in 2, un giocatore con artiglieria pesante. Entrambi i giocatori ovviamente con spaccamostro, se siete in 4 tutti e 4 i giocatori con spaccamostro, va sempre bene. La resistenza al fuoco di tutti almeno a 20, a meno che ovviamente non abbiate l'armatura della Latreon, e di questo non vi dovete preoccupare perché intanto l'armatura della Latreon vi porta già tipo a 48 la resistenza del fuoco. Bisogna raccogliere ogni volta che butta giù i bacelli drago, raccoglierli e usarli per staggerare il Fatalis. Praticamente ogni volta che voi sparerete due bacelli lui si staggererà, quindi quando fa determinate mosse potete lanciarglieli per bloccargli la mossa. Se siete in 4 ovviamente è comodo se vi coordinate a vicenda. Bisogna sempre mantenere la testa e il petto feriti, quindi fargli determinate mosse per renderli malleabili, come si dice in questo caso, e bisogna chiaramente schiantarlo ogni volta che è possibile. Ricordatevi sempre che lo schianto del Fatalis è particolare perché il Fatalis non cadrà realmente per terra, ma si abbasserà sulle quattro zampe e vi darà la possibilità di massacrarlo malamente. Un altro consiglio che vi posso dare è cercate di puntare sempre alla testa. Questo perché lo vediamo più tardi, ma cercate sempre di puntare alla sua testa.
Bene, finite con i presupposti, quindi che voi abbiate tutto quello che io vi ho detto, ok? Si parte con tre parti. Noever l'ha diviso in tre queste parti, ovviamente lo divido anche io, magari ci aggiungo qualcosina oltre che ha detto lui, che magari se l'è dimenticato, povero. E ci ho messo veramente un sacco a scriverlo e quindi cercherò di essere il più preciso possibile. Ricordo che quello che state vedendo in video è un video preso online, quindi lo metto qua nei credit sotto il video da chi l'ho preso. Questo perché non avevo minimamente voglia di registrarlo, perché mentre batto il Fatalis è divertente battere il Fatalis e non pensare a quello che sto registrando io. Quindi non badate tanto al video, badate più che altro a quello che vi dico io. Parte 1, si parte con un giocatore senza artiglieria, parte per primo distraendo il Fatalis e ovviamente ferendogli la testa e il petto. Il secondo giocatore con artiglieria carica i cannoni, quindi o un giocatore, se siete in due, va a distrarre le Fatalis, e l'altro giocatore con artiglieria pesante va a caricare i cannoni. Ovviamente se siete in quattro dividetevi 2 e 2 da una parte e 2 dall'altra, chiaramente. Carica i cannoni e appena pronto segnala ai giocatori che invece stanno distraendo il Fatalis di avvicinarsi ai cannoni. Una volta che il Fatalis si è avvicinato ai cannoni, scaricare tutti e due i cannoni, possibilmente cercando di colpirgli la testa. Il Fatalis, ovviamente, una volta scaricati entrambi i cannoni, quindi 10 colpi, cadrà e una volta caduto tutti e quattro dovrete picchiare malamente la testa. Questo lo scopriamo dopo. Ricordatevi sempre che quelli che caricano i cannoni hanno artiglieria pesante, quindi ogni colpo di cannone dovrebbe fare all'incirca 400 e passa danni, quindi per 5 moltiplicato ancora per 2, quindi in totale sono, non vi dico quei 10.000 danni che vi salvano la vita contro il Fatalis, ma sicuramente 10.000 danni in faccia, poi buttato a terra e di nuovo colpito da tutti quanti, la testa inizia a vacillare e non poco. Ovviamente appena si rialza il Fatalis, schiantarlo, quindi se è possibile, ovviamente si può schiantare due volte, quindi se uno è molto bravo riesce a schiantarlo due volte di seguito e continuare a pestargli la testa se riuscite, ovviamente chi riesce, chi no, lo pesti ovunque più o meno. In questo caso voi avete già passato i primi 5 minuti, gli avete già scaricato addosso sicuramente 20.000 danni all'incirca, in totale ovviamente, nei primi minuti di gioco. Ovviamente bersagliando la testa lui lascerà cadere i baccelli drago, quindi raccoglieteli, assolutamente raccoglieteli. E come ultima fase, ed è entro i 10 minuti quindi della parte 1, dovrebbe partire, se gli avete fatto abbastanza danni, l'animazione della fiammata, ovviamente ripararsi nella parte esterna dove vi dice sempre ehi ripariamoci, che poi si scioglie. Questa è la parte 1, quindi la parte 1 è considerabile molto veloce: cannoneggiarlo, buttarlo per terra, schiantarlo due o tre volte e a quel punto il Fatalis dovrebbe aver preso all'incirca 20.000 danni in totale tra i cannoni e voi stessi, se ovviamente gliene fate di più, e poi parte la fiammata e la parte 1 è finita qua. La parte 2 diventa il gioco del teniamo il Fatalis a terra. Quindi una volta che lui avrà tirato la fiammata, vi praticamente creerà delle zone in cui ci saranno le balestre. Intanto bisogna raccogliere le munizioni bloccanti dietro il rifugio dove ci siamo messi per pararci dalla fiammata. Lì dietro ci sono delle munizioni bloccanti, bisognerà andare alla balestra e appena il Fatalis sarà a terra, bloccare il Fatalis con quella balestra. Nel contempo, il secondo giocatore o uno degli altri giocatori in campo dovranno andare nella balestra mobile e bersagliare costantemente la testa del Fatalis. Facendo così, in teoria, il primo corno dovrebbe rompersi e una volta che si è rotto siamo tutti felici. Chiaramente una volta che si è rotto potete focalizzarvi sul petto e su qualsiasi altra parte del Fatalis voi vogliate. Se chiaramente volete l'occhio del Fatalis, che è una parte molto fondamentale per craftarsi l'armatura e anche le armi in realtà, vi servirà a focalizzarvi e rompere anche il secondo corno, quindi vi dovrete focalizzare sulla testa. Che cosa succede? Che appena il corno si sarà rotto, ovviamente cercate di combatterlo all'interno, quindi al centro dell'arena. Questo perché il Fatalis inizierà a impazzire abbastanza e quindi dovrete avere lo spazio di poter schivare le sue varie mosse. Cercate veramente di lasciare il Fatalis al centro dell'arena. All'incirca
quando il Fatalis sarà a metà vita, volerà di nuovo e tirerà un'altra fiammata. Voi dovrete andare verso la barriera, quindi sopra l'ammazza draghi, aprire la barriera e ripararvi dalla seconda fiammata. Bene, siamo alla fase 3, è la fase un po' più complicata perché qua il Fatalis farà mosse diverse, ma soprattutto sarà incazzato come pochi. Quindi è imperativo ovviamente avergli rotto almeno un corno. Questo perché se non gli avete rotto almeno un corno, questa fase sarà tremendamente più complicata, perché sparerà fiammate AOE molto 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 di frequente. E di conseguenza vi romperà e vi ucciderà abbastanza agilmente. Ora, appena sarà abbassata la barriera, un giocatore, che siate in 2 o che siate in 4, dovrà andare a destra e tirare la balista bloccante. E una volta che la balista bloccante sarà a terra, l'altro giocatore deve inizialmente andare a sinistra e usare il cannone, quindi riempire il cannone e usarlo per sparargli alla testa del Fatalis. Ovviamente il Fatalis sarà bloccato al centro, bastano 2 persone per fare questa cosa. Se siete in 4, gli altri 2 dovete andare a picchiare il Fatalis. Chiaramente questo è una questione per 2 giocatori. Se siete in 4, chiaramente quei 2 che avanzano, beh, dovete solo ed esclusivamente pestarlo. In questa fase ricordatevi che il Fatalis farà fiammate a 360 gradi e soprattutto il nuovo attacco sarà una fiammata, diciamo, a cono gigantesca. Lui si alzerà in volo e farà una fiammata a cono. Ci sono solo ed esclusivamente un modo per evitare questa cosa, cioè andare a correre verso di lui. Questo perché sotto di lui e dietro di lui, perché vi lascerà uno spazzettino dietro di lui, sarete tranquillamente al sicuro. Ed è l'unico modo per sopravvivere. Ovviamente, a meno che non utilizziate mantelli antifiamme, fiale di vita, porchi di vacche madonne. Ricordatevi, dico, quando vedete alzarsi in volo, correte nella sua direzione, perché è la situazione migliore per potersi salvare. Ovviamente picchiatelo il più possibile, a un certo punto la sua vita arriverà a una certa percentuale, che non vi dico perché sennò vi spoilerò tutto, si attiverà l'ammazza draghi. Tenendo al centro il Fatalis, voi potrete utilizzare l'ammazza draghi colpendolo entrambi e a quel punto il Fatalis sarà praticamente morto. Dovete solo ed esclusivamente massacrarlo fino alla fine. Per quanto riguarda i gatti, se siete in 2 e non in 4, perché in 4 ovviamente i gatti non ci sono, quello che vi posso suggerire io è sicuramente portarvi dietro un gatto con la Vigor Vespa, perché può essere sempre utile, anche tutti e 2 potete portarvelo con la Vigor Vespa, perché può essere sempre utile e soprattutto vi dà una vita in più, quindi se lo avete entrambi vi dà 2 vite in più, cioè potete morire una volta gratuitamente e quindi rimanere a 6 kill in totale. E soprattutto se avete mangiato per salvaguardia avete 7 kill in totale più 2 dei gatti, arrivate ovviamente a 9, che schifo non fa contro un Fatalis. Ricordatevi che i gatti, se siete in 2, di portarli uno con paralisi e uno con sonno, a meno che ovviamente non avete anche una balestrina dietro e allora lì GG per tutti. Chiaramente i gatti con paralisi e sonno vi faranno addormentare, quindi state molto attenti quando il Fatalis si addormenta e paralizzare il Fatalis almeno una volta durante la partita. Bene, con questo io credo di aver detto tutto, Noever non mi ha scritto altro, in 4 mi ha scritto ovviamente che ci sono delle piccole differenze che in realtà ve le ho dette per ovvi motivi. Ricordatevi sempre, in 4, questo è un suggerimento mio, di non stare distanti dal Fatalis, perché sennò continuerà a tirare fiammate davanti a sé, sia quelle a 180 gradi, sia quelle a 360 dopo, sia le fiammate a cono iniziali. Questo perché più gli si sta davanti, più gli si sta lontano, più il Fatalis cambia moveset e di conseguenza vi rompe abbastanza i coglioni. Cercate di stargli il più possibile sulla zampa destra posteriore, quindi sul lato destro posteriore, e soprattutto quando avete la possibilità di massacrargli la faccia il più possibile. Per il resto io non credo di avere altri suggerimenti del caso. Spero siate riusciti a farlo tutti, io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo con il prossimo video e le endgame build della LBG, cioè della mia arma principale. Ciao a tutti!